Che non faccio video recensioni e unboxing, mi è arrivata una cosina qua e per l'appunto facciamo questo video qua. È una cosa che ho comprato qua sul sito internet, di solito ti arrivano sempre così nel sacchetto e poi all'interno sono avvolti con le bollicine. Quindi apriamo il sacchetto. Dentro il sacchetto c'è un altro sacchetto. Bene, buona cosa. Dentro il sacchetto c'è un altro sacchetto. E all'interno troviamo queste cose qua, che è un lucchetto di generose dimensioni. Ero convinto di averne comprato uno, invece ce n'è dentro due. Posso dirvi che l'ho pagato una sciocchezza, perché qua le cose made in Cina eccetera costano davvero davvero poco. Vi lascerò comunque vada il link in descrizione per acquistarlo su Amazon. Dietro ci sono le istruzioni, il funzionamento. Fatevi il fermo immagine così le potete leggere con calma. E quindi questo è il lucchetto. È in materiale in lega di zinco, c'è scritto che questo qua è in lega di zinco. La parte qua invece è in acciaio. Qua c'è la chiave antiforatura, non puoi entrare col trapano. Sotto c'è la sirena che emette il suono, perché questo lucchetto qua ha l'allarme, viene già fornito con le batterie. Quindi procediamo ad aprirlo. Le chiavi sono tre chiavi, di solito te ne danno due, qua ce ne sono tre. Questa è la chiave, giri la chiave e viene via il pezzo. Da una parte attiva l'allarme e dall'altra parte è chiuso senza attivare l'allarme. Tra l'altro le batterie sono già incluse, pensavo di doverle mettere io, invece sono già incluse. L'allarme è bello potente, non riesco a sbloccarlo. Ah, ok. Benissimo, quindi già viene fornito con le batterie già montate, in più hai delle batterie di scorta. Sia questo sia l'altro hanno le batterie di scorta. Quindi se lo metti così si attiva. Così si attiva. Se lo metti dall'altra parte funziona come un lucchetto normalissimo. Bene, io l'ho preso perché lo voglio mettere qua sulla porta d'ingresso.
di notte più che altro, che se qualcuno tenta di entrare o muove comunque dalla porta, questo è molto sensibile, parte subito. È un bel deterrente. Quanto l'ho pagato? Ma io due pezzi, compresi la spedizione, qui l'ho pagato 5,35 euro. Chiaramente su Amazon probabilmente costa di più, non lo so. Vi lascerò il link per l'acquisto, quindi andrò a cercare io la proposta migliore per voi, come al solito, e così tutti contenti. Bella cosa che arriva già con batterie di ricambio. È molto potente, devo dire che fa un bel baccano. Adesso è attivo. L'unico modo di spegnerlo è estrarre questo pezzo, perché praticamente qui dentro c'è un interruttore che attiva e disattiva. Infatti qua c'è un solco che se lo metti così non funziona. Se lo metti dall'altra parte funziona. Adesso è attivo. È davvero molto 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 sensibile, molto delicato, basta sfiorarlo che parte. Bene, si può usare anche da mettere sul disco freno davanti della moto o sulla corona posteriore dove c'è la catena, sempre delle bici, delle moto, dipende se c'hai i fori o no. Così se ti toccano la moto o la bici, questo parte. Cos'altro devo dire? È leggero, il corpo è molto leggero. Il corpo è leggero, ma questa parte qua è davvero pesante. Complessivamente è abbastanza pesante come lucchetto, come lucchetto. Manifattura è bello, fatto bene, non ha segni particolari. Sembra di ottima qualità. Sono soddisfatto di questo acquisto e tra l'altro l'ho pagato pure una cazzata, quindi fa il suo lavoro due volte e niente, bella lì, Power Robby. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, porta agli amici, grazie e state connessi perché prossimamente ci saranno nuove recensioni, nuovi unboxing. Va bene, bella lì, Power Robby.